Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio, dice il Signore. Il desiderio di essere riconosciuti davanti a Dio Padre è diffuso tra tutte le persone. Gesù ci ricorda che questo avverrà con un prezzo da pagare: riconoscerlo e annunciarlo davanti al mondo. Tre passi concreti nel riconoscere Cristo nel mondo. Una comunione da sperimentare. L'essere amici di Dio e comunicarlo ai popoli non è tanto un metodo da studiare sui libri quanto una comunione da sperimentare con Dio. Quando viviamo l'amicizia con Dio, non troviamo la pesantezza dell'annuncio. Che cosa dirò del Signore Gesù? Cari amici, dobbiamo favorire le nostre esperienze religiose affinché diventino parte del nostro quotidiano. Parole semplici di testimonianza. Un esempio. Una famiglia mi ha chiesto di celebrare la Santa Messa come ringraziamento per i 60 anni di matrimonio. Ricordandomi del fatto accaduto, ho proposto a degli amici: preghiamo insieme per il vostro matrimonio, celebriamo la messa anche per voi. Diana mi scrive come risposta: grazie di cuore per il ricordo nella messa. È un sentimento bellissimo sapere che qualcuno prega per te. Anch'io lo faccio per gli altri ogni giorno. A noi l'opportunità di parlare di Dio. Il secondo passo: Dio al tuo fianco nelle difficoltà. Nella prima lettura, Geremia il profeta si trova davanti alla persecuzione perché riconosceva Dio davanti agli uomini. Il profeta ci ricorda: il dito puntato lo si può sempre avere. Importante è difendere la causa giusta insegnata da Dio. Mi odiano perché ho parlato nel suo nome? Va bene, non vacillo, la fede mi rinforza, Dio è al mio fianco. L'anima e il corpo. Stranamente, nell'itinerario da percorrere verso l'amicizia con Dio, ci potrebbe essere il seguente ostacolo: la prevalenza che diamo al corpo a scapito dell'anima. Che cosa abbiamo più caro? La preoccupazione per il corpo nella vita terrena oppure la cura dell'anima per l'eternità? Per avvicinarsi sempre di più all'amore di Dio, dobbiamo alle volte rinunciare a difendere il corpo. Due ipotetici esempi. Guardo nello specchio e posso constatare che ho la salute corporale, uno specchio per l'anima non ce l'ho. Quindi la salute dell'anima attraverso la confessione non mi interessa. Oppure, per una vita migliore bisogna lavorare di più. E il tempo per Dio e per la famiglia? Non ce l'ho. Il Signore Gesù ci ricorda nel suo grande amore: e non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate piuttosto paura di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Carissimi amici, io credo che riconoscere Dio davanti al mondo è un modo di vivere ed è bellissimo. A tutti voi che siete in questa settimana in vacanza piuttosto al lavoro, a voi ragazzi che avete finito la scuola, vi auguro di cuore una buona continuazione della settimana e tutto il bene.